nostro Quindi, dovere. tornando a Giorgia Meloni, Giorgia Meloni, il massimo rispetto per la sua traiettoria politica, molto nitida del resto, come Francesca Anche il Reggiani, finestrino era sì, anche il diversa. finestrino, una traiettoria pulita. Le donne nella politica non è che non ci siano, ci sono, ma vengono ostinatamente tenute, come dire, ai margini della stanza di vetro. E quando arrivano, purtroppo, è sempre perché appartengono a A qualcuno. qualcuno. E questa è la grande questione, cioè la grande questione è che una leadership femminile, indipendente dalle appartenenze, da di chi sei, quale corrente ti porta, chi è il tuo leader di riferimento, perché una delle regole della politica è questa: se tu hai qualcuno alle spalle ti attaccano, ma se non hai nessuno alle spalle ti Ti eliminano. Ti distruggono. eliminano proprio, non, cioè, non vengono neanche a riprendersi i resti, diciamo. E perché tutto si fonda sulla possibilità di ritorsione, no? Quanto poi le persone a cui io faccio male attraverso di te si possono vendicarsi su di me. Quindi il tema è, come dirti, è un tema antico. Io Malamore l'ho scritto forse 15 anni fa, il tema della violenza domestica, però. Ma possiamo sperare che i nostri figli siano diversi, che ci siano delle donne leader politiche di qui a 20 anni, che questo paese sarà cambiato nelle Bisogna sue non chiedere fondamenta. permesso, bisogna non chiedere permesso e insegnare ai nostri figli che l'unica regola che porta all'autonomia e alla libertà di azione non è l'appartenenza, la condiscendenza, l'ubbidienza, ma è la libertà. È la libertà. Bisogna essere liberi, bisogna dissentire. Se non ti fanno posto, te lo devi prendere. Se dai fastidio, è buon segno. No, è così, se dai fastidio è buon segno. Con l'obbedienza, la generazione di cloni, io diciamo, no, ho fatto qualche esperienza in quel mondo, lo conosco anche bene. Non è che non ci fossero leader in grado, al Quirinale sono state Donne in grado di candidate essere leader, Anna senz'altro ce Finocchiaro, n'erano, Emma ma poi Bonino, però erano non sempre si dà. nelle rose e servivano per essere bruciate, no? Allora, diciamo, non conviene seguire quella regola, perché la regola del gioco è un recinto disegnato da uomini maschi adulti per uomini maschi adulti. Le foto di gruppo delle inaugurazioni, delle presentazioni dei libri, dei vernissaggi, sono foto di, so, 12 uomini, poi con un'attrice che parla, no? Cioè, questo è l'immaginario. Allora, Devi ridisegnare capovolgiamolo, anche le foto dei gruppi. ridisegniamolo. In tempo di guerra, c'è la guerra dei 30 anni. Che cos'è? Lo raccontiamo a casa.